Per chi cerca tanta maneggevolezza e stabilità in uno scooter, una buona soluzione è puntare sul 14. È questo il diametro dei cerchi del SimJet X e del Jet 14, i nuovi protagonisti di questa sfida in famiglia in casa Sim. Prosegue con il confronto fra questi scooter GT compatti, pensati per spostarsi in città ma non solo, il nostro viaggio nell'ampia gamma della casa taiwanese, pensato per aiutarvi a trovare il mezzo più adatto alle vostre esigenze. Dopo aver messo a confronto i ruote alte Sim Symphony ST125 e Symphony 200 e i versatili Mini 300, Cruisim Alpha e Joy Max Z Plus e le moto 125 NHT e NHX, oggi sotto la lente mettiamo il Jet 14 in questa versione 200 e il Jet X 125. Se le misure dei cerchi sono il punto di contatto, provando le differenze vi aiuteremo a capire qual è il più indicato per voi. Siete pronti a scoprirlo insieme a noi? Allora iniziamo! Se Symphony in casa Sim è sinonimo di ruote alte, il nome Jet da anni identifica la famiglia degli scooter GT compatti, famiglia in cui il Jet X, con le sue linee taglienti, è quello dal look più sportivo, look in cui spiccano i gruppi ottici a LED incastonati nello scudo che lo rendono molto riconoscibile nel traffico. La popolarità del Jet X è tale che su Facebook si è creato un gruppo di appassionati che condividono in questo spazio consigli, foto e anche esperienze di viaggio con questo scooter. Il Jet 14 ha anche lui forme squadrate, ma un design più classico, contraddistinto, come tutti gli scooter Sim, dai distintivi fari a LED. Proseguendo il gioco delle differenze, la più evidente è che sul Jet 14 la pedana è piatta e oltre a consentire di salire e scendere più rapidamente dallo scooter, permette di trasportare uno zaino in mezzo alle gambe, fissandolo al comodo gancio portaborsa. Sul Jet X il tunnel alto, come vedremo, viene in aiuto nella guida, ma riduce la capacità di carico. Lo spazio per i piedi sulle pedane è però adeguato. Spostandoci nel retroscudo, su entrambi troviamo un cassettino con sportello privo di serratura. Se quello del Jet X è più sfruttabile, quello del Jet 14 è un po' meno spazioso, ma lo smartphone ci sta e si può caricare collegandolo alla presa USB, presa che troviamo anche sul Jet X. Sollevando le selle, nel vano del Jet 14 200 entra un casco integrale, mentre in quello del Jet X c'è spazio per un casco jet di piccole dimensioni e poco più. Su tutti e due, nella parte posteriore, troviamo il tappo di rifornimento. Per chi ha poco tempo, sul Jet X le chiavi non servono. C'è la Smart Key e questo piccolo telecomando da tenere in tasca che dialoga con il commutatore a manopola nel retroscudo. Più tradizionalista il Jet 14, che presenta la classica chiave e il blocchetto multifunzione, ma offre due modalità per sbloccare la sella, utilizzando questo pulsantino sul manubrio e girando la chiave in senso antiorario. Niente plastica, il manubrio tubolare in stile naked è a vista su entrambi i nostri protagonisti, ma sul Jet X è più stretto di 3 cm. Restando sui numeri, le schede tecniche sono praticamente sovrapponibili. Sui cerchi da 14, sia il Jet X che il Jet 14 montano pneumatici da 100/80 all'anteriore e da 110/80 al posteriore. Sotto le carene troviamo soluzioni collaudatissime, telaio in tubi d'acciaio, forcella telescopica e una coppia di ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico. Il peso è di 134 kg in ordine di marcia per il Jet 14, mentre il Jet X pesa 140 kg in ordine di marcia. Una differenza che rende il Jet 14 200 ancora più facile da gestire a motore spento e richiede ancora meno sforzo quando è il momento di metterlo sul cavalletto centrale. Su entrambi, comunque, per chi ha fretta, c'è il cavalletto laterale facilmente raggiungibile. Il Jet X ha una strumentazione digitale curata e ben leggibile, con regolazione automatica della visibilità. Mentre il Jet 14 200 ha un display LCD compatto che fa un po' meno scena, ma si rivela ancora più leggibile in ogni condizione di luminosità. Toccandoli e soprattutto usandoli, la qualità costruttiva degli scooter GT compatti Sim è buona. Sul Jet 14 apprezziamo le plastiche ben assemblate. Il livello qualitativo si alza ulteriormente sul Jet X, che ha finiture e dettagli più curati e plastiche che trasmettono maggior solidità al tatto. Inoltre si fa notare in questa nuova colorazione che cambia colore in base a come la si osserva. Passando ai motori, quello del Jet X è un monocilindrico 125 4 valvole con raffreddamento liquido, mentre il Jet 14 in questa versione 200 monta un motore monocilindrico 2 valvole raffreddato ad aria, ma è disponibile anche nella cilindrata 125 con motore raffreddato a liquido. Parlando proprio delle cilindrate, la scelta fra 125 e 200 non è tanto una questione di prestazioni, che di fatto sono molto simili, ma più che altro delle vostre esigenze e di patente.
Il 125 può essere guidato a partire dai 16 anni con la patente A1 o a 18 con la patente B, cioè quella automobilistica. La cubatura da un ottavo di litro è la soluzione più indicata se vi spostate prevalentemente in città. Se invece nelle vostre giornate sapete di dover affrontare anche brevi spostamenti su tangenziali autostrade, il 200 può fare al caso vostro e vi permetterà di risparmiare un po' anche sulla polizza di assicurazione. Per guidarlo serve conseguire almeno la patente 2. Ora che abbiamo visto come sono fatti, è il momento di metterli alla prova. In sella al GTX la posizione di guida è molto naturale, la sella è spaziosa, il manubrio, più basso rispetto agli altri scooter, è alla giusta distanza, i piedi hanno spazio per muoversi sulle pedane e le gambe, in questa posizione, riescono a stringere bene il tunnel centrale. Sul Jet 14 si è altrettanto ben inseriti. La seduta anche qui consente di arretrare appoggiandosi al comodo supporto lombare. Inoltre il manubrio è più largo ed ha una sensazione di maggior controllo e la pedana piatta lascia più spazio ai piedi per muoversi. L'altezza della sella è la stessa e io che sono alto 1,70 m tocco bene coi piedi a terra. Se vi spostate in coppia, pur essendo due scooter compatti, lo spazio per il passeggero è adeguato. Chi siede dietro ha un'ampia porzione di sella e comode maniglie a cui tenersi. Le pedane estraibili sono inoltre alla giusta altezza e facili da raggiungere. I frontali, seppur stretti, riparano bene, ma quello del Jet 14, per la sua forma, offre ancora maggior protezione. Siamo arrivati alla fine e dopo averli messi alla prova in città e fuori, quale scegliere quindi? Le differenze nella guida ci sono, ma non sono così marcate. Per questo ci sentiamo di dire che nella decisione finale peseranno forse più lo stile e la praticità. Chi vuole uno scooter dal design più aggressivo, nel GTX 125 in vendita a 3.050 euro franco concessionario troverà quel che cerca. Mentre chi ha bisogno di più praticità e capacità di carico può puntare sul Jet 14, che in questa versione 200 è in vendita a 3.099 euro. E ricordiamo che proprio in questa versione può affrontare anche tangenziali e autostrade. Su entrambi i SIM ci sono 4 anni di garanzia e di assistenza stradale compresi nel prezzo. E voi cosa ne pensate di questi scooter GT compatti con ruote da 14? Li preferite a ruote alte? Fatecelo sapere nei commenti. E se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un mi piace e di iscrivervi al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornati sulle ultime prove. Seguiteci anche sul nostro sito insella.it e sui nostri canali social Facebook e Instagram. Ma soprattutto ricordatevi di andare in edicola a comprare l'ultimo numero di Insella.